E siamo di nuovo in diretta con un momento di formazione, un lungo momento di formazione che ci accompagnerà fino a pomeriggio inoltrato, con un trittico di relazioni in collaborazione con Confart Artigianato Impianti che ringraziamo. Parleremo, ne abbiamo già parlato in molte occasioni, ma ripetita iuvant, di dichiarazione di conformità secondo il DM 3708, perché questo documento c'è poco da fare, viene spesso compilato in modo frettoloso, incompleto, superficiale, vengono spesso omesse parti fondamentali. E allora, Romano Mati, del Direttivo Nazionale di Confartigianato Elettricistica, e anche presidente, installatori elettrici ed elettronici di Confartigianato Prato e Toscana, farà proprio chiarezza, su questa criticità e sulle omissioni, più ricorrenti, anche più pericolose, ma anche sugli allegati che sono obbligatori, ricordiamolo, ma anche su quelli supplementari che quelli proprio, mai pervenuti, quasi mai, insomma. E per fare in modo, insomma, che questa dichiarazione possa veramente diventare, buongiorno Mati, uno strumento a tutela del proprietario dell'impianto ma anche dell'installatore, quindi una vera e propria, o responsabile tecnico, insomma, una vera e propria polizza assicurativa a tutela di chi installa e anche di chi riceve naturalmente l'impianto. Mati, lei ci sente? Faccia una prova audio per cortesia. Sento benissimo, dottoressa. Benissimo, allora io innanzitutto la ringrazio e le lascio la linea e poi ci ricommentiamo insieme per l'intervento successivo, Flavio Romanello e poi Roberta Rapicavoli. Bene, grazie a lei, dottoressa, grazie ovviamente all'organizzazione che ci ha dato questa possibilità per poter presentare quelli che sono poi i nostri lavori. Noi operiamo anche in ambito CEI e grazie a questo riusciamo anche a passare ai nostri soci, ma non solo, agli installatori stessi, tutte le informazioni, diciamo così, di prima mano. Per noi la formazione è sempre stata un punto fermo. Chiedo se si vedono le slide, ho condiviso lo schermo. Sì, si vedono. Bene, Bene, perfetto, ok. perfetto, Quindi anche io faccio parte appunto del direttivo nazionale di Confartigianato, opero in ambito CEI ai tavoli 64, 205 e 318. Dicevo che la formazione per noi è sempre stato un punto fermo e quindi trovare dei partner come quelli di oggi che ci danno la possibilità di poter riferire quello insomma, nel corso del tempo abbiamo acquisito, non è altro insomma, che un onore ed un piacere. Dunque, quello che presentiamo oggi è un po' la dichiarazione di conformità. Ovviamente l'argomento è talmente corposo, talmente vasto, che non lo possiamo chiaramente affrontare tutto in tutti i particolari, ma è soltanto una tappa di quello che potrebbero essere poi delle videoconferenze future. Visto che oltretutto il tempo è anche contingentato, perché i relatori sono tantissimi, è giusto che ognuno abbia il suo tempo, diciamo, il classico botta e risposta che molto spesso si fa alla fine degli incontri, diciamo, non è previsto, però con questo non è che sono escluse le domande, anzi, potete tranquillamente scrivere e a tutte le domande sarà risposto presso il mio indirizzo mail romano.mati@outlook.it, ma da ultimo poi dopo sarà anche riportato. Facciamo chiarezza sul capitolo 37. Ho scelto questa parte, solo una parte, perché comunque insomma gli argomenti sarebbero molteplici da affrontare. E abbiamo visto anche negli webinar precedenti o gli incontri o la formazione tecnica che facciamo anche fra gli operatori del settore stessi, nella filiera elettrica, ci sono molte domande, molti quesiti, a volte anche delle interpretazioni soggettive. Lo scopo nostro è quello di cercare di trovare un modus operandi, un'interpretazione comune. Ecco perché appunto fra tutte diciamo, le varie problematiche che sono emerse, quella sul capitolo 37 è quella diciamo, un po' più dibattuta e quella che si presta anche, diciamolo francamente, ad essere interpretata in modo anche abbastanza allegro. Quindi un brevissimo excursus, com'è che siamo arrivati all'attuale capitolo 37? Ricordiamo che nel settembre 2011 è entrata in vigore la variante V3, poi nel novembre 2012 è entrata in vigore l'edizione precedente a quella attuale, che era la settima, era la 64.8, e a quel punto lì la variante V3 venne inglobata dentro il capitolo 37 del
della norma CEI 64.8, settima edizione, quindi quella è stata in vigore fino al novembre scorso. Quindi com'è che vengono elaborate le norme? Quindi anche qui una piccola excursus sulla genesi. C'è stata un'inchiesta pubblica con il progetto C1258 nell'aprile 2020 ed è terminato nel giugno del 2020, nello stesso anno. Poi dopo è seguito il lavoro del comitato consultivo del CEI con la partecipazione di tecnici dei vari soci, per esempio Confartigianato e Albicoat, di cui io sono rappresentante, sia di Confartigianato che di Albicoat, per un dibattito e confronto, e talvolta anche molto acceso perché ognuno cerca ovviamente di portare il proprio contributo. Su vari, appunto, si fa questo confronto su vari contributi pervenuti durante l'inchiesta pubblica. Dopodiché segue il lavoro editoriale del CEI, poi c'è la pubblicazione della nuova norma e quindi siamo arrivati appunto alla pubblicazione di questa nuova norma CEI 64.8, che è l'ottava edizione, che la pubblicazione è avvenuta nell'agosto del 2021, quindi l'anno scorso. È stata fruibile da settembre 2021 ed è entrata in vigore dal dicembre 2021, quindi è una norma che diciamo è nuovissima per l'entrata in vigore. Quello che si è, diciamo, abbiamo rilevato, ma non da ora, ma da quando ci fu la variante V3, le diatribe e i capitoli che si prestavano molto a interpretazioni, quindi anche a scontri, perché ognuno aveva i suoi modi di vedere e di interpretare, con le giuste motivazioni, ovviamente. Io sottolineo quelli che sono stati un po' i punti caldi. Questa frase nel capitolo 37, che dice ad integrazione delle prescrizioni e ai fini delle prestazioni, queste frasi qui, e dopo lo vediamo, hanno portato a delle diverse interpretazioni che a tutt'oggi continuano in parte anche a permanere. Per cercare di capire quello che volevano significare quelle frasi, noi possiamo andare a vedere che il significato integrazione, e l'abbiamo proprio estrapolato dalla Enciclopedia Treccani, in senso generico significa il fatto di integrare, di rendere intero, pieno, perfetto, ciò che è o potrebbe essere incompleto o insufficiente a un determinato scopo, aggiungendo quanto è necessario o supplendo al difetto con mezzi opportuni. Dico questo perché nel capitolo 37, appunto, ci sono delle frasi e dei capitoli che dovrebbero essere cogenti, dico dovrebbero, mentre invece, secondo alcune interpretazioni, potrebbero essere anche derogabili. Infatti, la frase che ha originato l'interpretazione sulla derogabilità del capitolo 37 è proprio questa qui, al 37.2, si dice che premesso che il dimensionamento dell'impianto elettrico è oggetto di accordo fra il progettista, l'installatore dell'impianto ed il committente, in funzione delle esigenze impiantistiche di quest'ultimo, quindi del committente, e del livello qualitativo dell'unità immobiliare, si forniscono i criteri minimi e le dotazioni minime con riferimento a tre diversi livelli prestazionali di fruibilità, livello 1, 2 e 3, dopo vediamo quali sono. Quindi il fatto stesso che questa frase dicesse che l'entità dell'impianto è diciamo un oggetto di confronto fra l'installatore, il progettista e il committente, per qualcuno ha voluto significare che si può anche derogare ai livelli. Mentre invece, leggendo specificatamente quello che il capitolo 37 voleva significare, e entrando anche nello specifico dello spirito per cui sono nati gli impianti a livelli, significa che è vero che il progettista deve scegliere insieme al committente il tipo di livello, ma si parte dal livello 1. Quindi il livello 1 è il livello base sotto il quale non si deve scendere. Qui apriamo un capitolo e si spiega anche un po' quelle che potevano essere quello che è stato lo spirito dell'impianto a livelli e delle discussioni che ne sono poi dopo seguite. Lo spirito era quello che precedentemente all'impianto a livelli veniva ovviamente fatto diciamo, l'impianto a regola d'arte, ovviamente, ma per un impianto a regola d'arte non significa che fosse fruibile come lo è oggi l'impianto a livelli. Mi spiego. Ma faccio un estremizzo, eh. Se in un appartamento di tot metri quadri ci sono, che ne so, 5 prese, 6 prese, 7 prese, nessuno può dire che quell'impianto lì non è fatto a regola d'arte. Quello che è stato messo sicuramente è stato realizzato a regola d'arte, quindi conforme a quelle che sono
principi di sicurezza, ma non significa sia fruibile. Il committente che si vede recapitare un documento dove si dichiara che è stata fatta regola d'arte è tranquillo, salvo poi accorgersi che nella fruibilità vi possono essere delle carenze. L'impianto a livelli stabilisce che meno di quello non si va, quindi ci devono essere per forza tutti quelli che sono i componenti riportati poi nel capitolo 37 stesso. E quindi sotto quello non si deroga, non si scende. E questa è a garanzia del committente, che ovviamente la signora Maria non può essere ovviamente né tuttologa né diciamo tecnica, all'inizio potrebbe anche non percepire l'impianto che gli viene consegnato. Questa norma fa sì che va a tutela anche del committente stesso. Contrariamente a quanto anche le male lingue, le errate interpretazioni volevano stabilire, che questi livelli erano spinti esclusivamente dai produttori per vendere più materiale. Può essere in parte vero? Non lo sappiamo, però sappiamo il risultato. Questo risultato tutela il committente. Quindi, secondo noi, lo scopo che è stato raggiunto è stato raggiunto in pieno. Ovviamente va comunque rispettato quelli che sono i livelli stabiliti. Ecco che dicevamo che dall'uscita della variante V3 c'erano state appunto queste interpretazioni soggettive, questi diversi modi di vedere. Noi ci siamo preoccupati, noi inteso come Confartigianato, ci siamo preoccupati di avere fare un interpello, avere un parere legale in merito. Per cui sono stati interpellati degli studi legali in 2 anni diversi, nel 2011 e nel 2014, per sapere dal punto di vista strettamente legale il parere riguardo alla derogabilità o meno. In entrambi i casi, 2011-2014, c'è stato praticamente confermato quello che già un'eterogeneità di soggetti della filiera elettrica, fra cui noi, sostenevamo con convinzione, e cioè per rispettare la regola dell'arte utilizzando le norme CEI vanno applicati obbligatoriamente i parametri del capitolo 37. Ovviamente quando ve ne siano le condizioni, e dopo vediamo che quali sono. Considerando appunto, in ragione anche del parere legale, dei pareri legali, l'inscindibilità fra la sicurezza e le prestazioni di fruibilità, perché un buon impianto fruibile può diventare, sicuramente lo diventa, anche un impianto sicuro e viceversa. Un impianto sicuro lo è anche se è fruibile. Ovviamente è possibile rispettare anche la regola dell'arte attenendosi a riferimenti diversi dalle norme CEI, cioè se io non rispetto il capitolo 37 posso fare un impianto a regola d'arte rispettando una norma diversa dalla norma CEI? Ovviamente sì, ricordiamoci che le leggi sono cogenti, sono obbligatorie, devono essere rispettate, le norme sono volontarie e quindi io le posso fare riferimento a una norma piuttosto che a un'altra. E quindi voglio dire, potrei cercare un escamotage, cercando una norma, per esempio straniera europea, per aggirare il capitolo 37 e fa parte del 648, quindi norme CEI. Però c'è da chiedersi, davvero conviene ed è utile cercare scappatoie quando sarebbe molto più facile rispettare le nostre norme CEI, fra cui anche noi abbiamo dato il contributo per cercare di renderle ottimali. Ovviamente nulla è perfetto, tutto è perfettibile, ma sicuramente insomma, possiamo dire di aver raggiunto un buon livello di sicurezza. Ricordiamoci anche che il mancato rispetto dei livelli minimi rischia di inficiare la correttezza della dichiarazione di conformità, rischiando quindi di fare un atto in falso pubblico. Quindi quando facciamo la dichiarazione di conformità, di cui ci sarebbe da parlarne diciamo, per molto più tempo, ma come ho detto, limitiamoci a questo capitolo 37 perché è uno dei più disattesi. Quindi, quando facciamo la dichiarazione di conformità, ricordiamoci di questo capitolo 37, di quelli che sono i commi essi inclusi. È obbligo, quantomeno opportuno, citare in dichiarazione di conformità il livello realizzato. Cioè, facciamo il livello 1, il livello minimo, dichiariamolo, scriviamolo. Tale citazione deve essere riportata nella sezione seguito la norma tecnica applicabile all'impiego, quindi sarà la 648 con i vari capitoli, livello 1 o livello 2 o livello 3. E nello schema dell'impianto anche, ricordiamoci di un allegato obbligatorio, e perché schema dell'impianto si intende comunque quello che è non soltanto lo schema funzionale, il quadretto di appartamento, il quadretto contatore o al limite della planimetria. Il vero schema dell'impianto in realtà è il fulcro, è il progetto, è la fotografia dell'impianto. E lì noi leggeremo quello che abbiamo scritto. Di fronte a una contestazione
o Dio non voglia mai un infortunio, un incidente o qualcosa del genere, noi riusciamo a difendersi tanto meglio quanto più abbiamo scritto e più precisi siamo stati. Quindi quello è il vero fulcro. Nel caso in cui l'impianto ricada nell'obbligo di progetto di cui l'articolo 5 del DM 3708, quindi obbligo di progetto da parte di professionista, perché ricordiamoci che tutti gli impianti vanno progettati e il 3708 ha riconosciuto agli installatori la qualifica di progettisti, entro certi limiti ovviamente. Il professionista incaricato specifica il livello con il quale sarà eseguito e realizzato l'impianto elettrico, quindi anche il progettista lo deve indicare. Domanda, viene sempre fatto? A voi la risposta. Lo spirito dell'impianto a livelli, appunto, fu quello, ma l'ho già detto prima, fu quello di garantire un minimo di dotazione. E tutto questo va a favore, sicuramente, della committenza. Sicurezza e prestazioni sono direttamente interconnesse, perché un impianto con scarse dotazioni può richiedere un uso eccessivo di prolunghi adattatori e quindi diciamo, di andare a inficiare quella che potrebbe essere la sicurezza iniziale. Chiaramente. Il capitolo 37 della nuova norma 64.8, l'edizione 2021, gli ha mantenuto sostanzialmente la struttura dell'edizione precedente, quella del 2012, quindi la settima edizione, modificando o integrando alcuni paragrafi in seguito ai lavori e procedure tipiche del CEI, però la struttura comunque è rimasta quella. Quindi qui vediamo appunto il capitolo 37, che è la parte 3 della 64.8. Andiamo a vedere appunto quali possono essere i punti salienti del nuovo capitolo 37, che è appunto è stato oggetto di confronto fra gli operatori del settore. Innanzitutto l'ambito di applicazione. Ricordiamoci che il capitolo 37 si applica soltanto in questi due casi, nuovi impianti o rifacimenti completi di impianti esistenti in occasioni di ristrutturazioni edilizie. Okay? Soltanto questi casi qui. Negli altri casi non è previsto il capitolo 37. Ciò non vuol dire che non possa essere fatto riferimento al capitolo 37. Qui si parla di obbligatorietà. Sono previsti appunto tre livelli, livello 1, 2 e 3. Livello 1 è il minimo sotto il quale non si può scendere, sotto il quale non si può derogare. Il 2 è maggiore fruibilità perché ci sono più componenti. Il 3 c'è le dotazioni impiantistiche più ampie e innovative. Quindi troveremo sicuramente, senz'altro, la parte della domotica, che non è la smart home. Quindi poi, per rispettare il capitolo 37, il CEI ha predisposto delle tabelle, si chiamano tabelle A. In questa tabella A troviamo un'ampia descrizione di quello che devono essere le dotazioni in relazione alle varie stanze, in relazione anche ai veri, vari metri quadri. Quindi qui troviamo tutte delle tabelline per cui anche per fare i capitolati e anche per realizzare ovviamente insomma, l'impianto a regola d'arte conforme a quella che è l'ultima edizione della 64.8, basta seguire le indicazioni della tabella A. E questa è la tabella A. Ricordiamoci che oltre alla tabella A, in dove ci si è riportato l'elenco descrittivo dei componenti da utilizzare nei vari ambienti, c'è anche poi dopo la leggenda che viene molto spesso trascurata, ma è quella poi che ti fa da guida alla tabella A. Quindi sono le spiegazioni. Quindi è utile anche dare un'occhiata a quella tabella. Dunque, nel capitolo 37 nell'ultima edizione è stato variato qualcosa per quanto riguarda, per esempio, il dimensionamento dell'impianto. È stato portato a un minimo di 6 kW e noi diciamo alleluia, e allora. Nell'edizione precedente era 3 kW, anche perché le condizioni, diciamo, attuali, le esigenze attuali nelle unità abitative, sono aumentate in maniera notevole, in maniera importante. La sezione del montante e il relativo coordinamento con i dispositivi di protezione. Occorre tenere presente le tolleranze previste dal fornitore di energia. Ricordiamoci che noi quando facciamo i 6 kW, in realtà il distributore, il fornitore, ci dà la possibilità di arrivare a un 10% sempre in continuazione, ma si può arrivare anche quasi a 8 kW per un lasso minimo di tempo. Ecco, noi quando facciamo il dimensionamento dei conduttori e facciamo il dimensionamento dell'impianto, teniamo presente anche di queste tolleranze, perché è vero che noi lo facciamo per 6 kW massimo di potenza fruibile, okay? Potenza utilizzabile, ma ricordiamoci anche che rischiamo di dare un impianto sì conforme alla regola dell'arte, perché comunque 6 kW e rispettiamo tutti quelli che sono i parametri previsti e progettuali, ma rischiamo di non poter far utilizzare al nostro committente le tolleranze che il distributore offre. Quindi siamo sicuri che siano sufficienti il magnetotermico classico,
32 A o la dorsale da 6 mm? Qui non c'è una risposta perché la risposta viene data dal progettista, che può essere il professionista, ma può essere anche l'installatore nel caso in cui si rientri nei limiti dimensionali. Quindi va considerato appunto queste tolleranze e visto se è il caso di aumentare un po' quelle che sono le condutture e anche le protezioni. Dimensionamento dei tubi protettivi. Occorre lasciare il 50% dei conduttori presenti con un diametro minimo di 25 mm per il montante dorsale e diametro minimo di 20 per i tratti terminali. Il dimensionamento delle cassette passa al 30%, il dimensionamento dei quadri sempre 30% di spazio libero, la selettività del differenziale a monte rispetto a quella a valle, quindi devono essere previsti due differenziali, se sono messi in serie, quindi uno a monte e uno a valle. Quello a monte deve essere obbligatoriamente selettivo. Queste disposizioni erano già presenti anche nella passata edizione. Oppure possiamo utilizzare invece selettivo quello praticamente con il riarmo automatico. Eccoci. Qui ho messo una faccina arrabbiata perché è stata fatta una raccomandazione sui differenziali tipo F per alimentazione di specifici utilizzatori. Qui ci è mancato il coraggio di fare un obbligo. Ricordiamoci che l'edizione precedente stabiliva che era consigliabile e raccomandato il differenziale di classe A. Era utile ed opportuno fare un obbligo classe F, che praticamente sono migliorativi rispetto a quelli di classe A. Che cosa succede? Che l'obiezione è stata fatta sul costo, una questione economica. Però è anche vero che se ci fosse stata un obbligo, un'obbligatorietà, gli impianti sarebbero stati fatti tutti con differenziali classe F e qui chiaramente come regola economica di mercato ci sono tante richieste e a quel punto lì anche tanta produzione, i prezzi sarebbero stati ragionevolmente più bassi. Qui ci è mancato il coraggio, purtroppo. Dico ci è mancato perché è stato anch'io stesso ho partecipato diciamo, all'elaborazione di questa nuova norma. E quindi mi sono trovato appunto anche a dibattere con altre persone e prevalso, eccoci questa regola qui, di lasciare raccomandazione. La motivazione è stata per cui che passare da un raccomandato classe A a un obbligo classe F è sembrato un passo troppo lungo, troppo vasto. Quindi a questo punto è rimasto questo. Boh, vedremo magari ai prossimi eventuali modifiche quando ci saranno. Il tempo è breve, quindi devo concludere. Non ho potuto affrontare il problema degli allegati, che è un altro problema particolarmente sensibile, particolarmente importante, ma ne cito soltanto uno, soltanto uno. E quando facciamo gli allegati obbligatori sappiamo quali sono. Quelli supplementari, facoltativi, che non ci sono mai. C'è un allegato che è implicitamente obbligatorio, diventa implicito. Praticamente sono le istruzioni per l'utilizzo dell'impianto. Perché noi andiamo all'articolo 8 del 3708, ci dice che il committente, il proprietario dell'impianto, è tenuto a utilizzare l'impianto in ragione diciamo, dei parametri di manutenzione che gli ha consigliato e gli ha stabilito il costruttore, l'installatore. Se noi non consegniamo l'allegato con l'utilizzo diciamo, delle manutenzioni e i rapporti di manutenzione, come fare, a questo punto qui siamo implicitamente correi rispetto insieme al committente di non fare un buon impianto, una buona manutenzione. Quindi l'allegato di utilizzo di impianto è un allegato implicitamente obbligatorio. Io vi ringrazio per la vostra graditissima attenzione, ringrazio gli organizzatori per le domande. Scrivete pure, risponderò a tutti. romano.mati@outlook.it. Grazie, grazie davvero, buon lavoro a tutti. Mati, grazie a lei. Attenti a questi benedetti allegati che sono implicitamente obbligatori, non cascate nel tranello. Ringraziamo ancora Mati. Naturalmente potete inviare domande utilizzando o la mail che ha lasciato prima oppure il pulsante che trovate sul lato destro e le veicoleremo direttamente a Mati.